Ma bello a tutti, siamo tornati qua su un nuovo video e oggi andiamo a fare sempre un altro episodio di Zero Calcare, che oggi c'è secco. È il numero 3. Io non sono riuscito a prendere il numero 1 perché non lo sono riuscito a trovare, però appena lo riesco a recuperare ve lo porto. Porterò soltanto i primi 4, 5 numeri perché sono quelli che mi interessano di più, e il resto non li prendo perché sono veramente pieno. Andiamo a vedere un po' com'è secco. C'è sempre diciamo, io lo chiamo card d'identità, cioè sono pieno di luci qua davanti. Allora, nome secco, categoria umano teppista. Base di operazioni Roma, professione giocatore di poker online professionista, superpotere lancio di precisione o no di bombe carta, aliati principali zero calcare, cinghiale Sara, avversari nazisti, i prepotenti, le responsabilità, pregi, leale fino alla morte, difetti, completamente ignaro delle conseguenze delle proprie azioni, prima apparizione editoriale, la profezia dell'armadillo, autoproduzione 2011 e Bau Publishing 2012. È carino come personaggino. La quarta uscita è Zero Calcare Natale a Rebibbia. La quarta uscita. Questo comunque è la solita rivista del personaggio. Che descrive un po' il tutto, e adesso lo mettiamo qua e andiamo a vedere un po' com'è se il nostro caro secco di zero calcare. Comunque la scatola è sempre uguale, ecco, con tutti i personaggini di fianco. Andiamo ad aprire il nostro caro secco. Sono fatti di plastica comunque alla base c'è sempre il nome, però comunque per il resto il nostro caro secco è fatto veramente bene. Vedete anche così qua si vede bene, vedete? Tu diciamo, soprattutto dietro, hanno tutti i puntini di vari capelli. Le mani qua si possono un pochino muovere, perché comunque se fatto di plastica, comunque è fatto anche discretamente bene per quello che costa il cappuccio. Comunque alla fine il nostro caro secco è fatto discretamente bene, dai, non ci sono grandissime sbavature e ci può anche stare. E quindi lo riposizioniamo qua nella sua scatola. Ok, quindi ve l'ho fatto proprio vedere, non ci sono tantissimi dettagli da rimanere lì sopra a guardarlo tanto, perché comunque c'è un pantalone, una maglia classica e niente. Questo era secco e ci vediamo poi a un prossimo appuntamento. Balla.